Racconto di Nicholas Roerich, tratto da Shambhala la risplendente. Traduzione di Daniela Muggia per Edizioni Amrita. Il popolo dell'interno della terra. Un giorno, durante le nostre peregrinazioni, giungemmo in un villaggio semidiroccato. C'era un bagliore di luce in due case soltanto. In una stanzetta sedeva un vecchio a ripulire un utensile. Egli ci ospitò per la notte. Gli chiesi la ragione di quel suo isolamento ed egli rispose: tutti se ne sono andati. Hanno trovato luoghi migliori per le loro case. Erano forti e intraprendenti. Qualcosa di nuovo li ha attratti. Ma io sapevo che nulla di nuovo esiste sulla terra. E non ho voluto cambiare il posto della mia morte. Così i più forti se ne vanno. Coloro che si spengono attendono con pazienza la morte. Non è forse questa la storia di tutte le migrazioni, di tutte le imprese? Le migrazioni sono uno degli argomenti più affascinanti della storia dell'umanità. Quale spirito ha potuto spostare in tal modo intere nazioni e innumerevoli tribù? Quale cataclisma allontanò le orde dalle steppe familiari? Quale nuova felicità, quali nuovi privilegi si aspettavano dall'azzurra bruma dell'immenso deserto? Sulle rocce del Darkistan abbiamo visto antichi disegni. Abbiamo visto lo stesso genere di disegni sulle rocce vicino al Brahmaputra, nonché sulle rocce di Orkhon in Mongolia e nei tumuli di Minusinsk in Siberia. Ed infine abbiamo ritrovato la stessa psicologia creativa nei Alrisningar della Svezia e della Norvegia. E in seguito ci siamo fermati, ammirati, di fronte ai possenti segni del primo romanico che abbiamo scoperto, animato dalle stesse aspirazioni creative dei grandi migratori. In ogni città, in ogni accampamento dell'Asia, ho cercato di scoprire quali ricordi la memoria popolare custodiva con più ardore. Attraverso questi racconti, conservati e preservati, si può riconoscere la realtà del passato. In ogni scintilla di folklore si trova una goccia della grande verità, abbellita o distorta. Ancora non molto tempo fa eravamo troppo superbi per apprezzare questi tesori del folklore. Che mai potevano conoscere quegli analfabeti? Ma in seguito abbiamo imparato che anche il grande Rig Veda era stato trascritto solo in un passato relativamente recente e che forse per molti secoli era stato tramandato oralmente. Ritenevamo che i tappeti volanti delle favole appartenessero solo all'infanzia, ma ben presto abbiamo dovuto riconoscere che benché ogni fantasia, a modo suo, tessa un bel tappeto che orna la vita, tuttavia, proprio su questo tappeto è impressa l'orma della grande realtà del passato. Tra le innumerevoli leggende e fiabe di vari paesi si possono trovare storie che raccontano di tribù perdute e di popoli che vivono all'interno della terra. Da tutte le parti e in luoghi diversi e molto lontani gli uni dagli altri, la gente parla di fatti identici. Ma correlandoli fra loro ci si accorge immediatamente che non sono altro che capitoli di un'unica storia. All'inizio sembra impossibile che possa esistere un legame scientifico fra questi mormorii distorti, raccontati alla luce dei fuochi di bivacco del deserto. Ma in seguito si comincia a cogliere la bizzarra coincidenza di queste molte leggende, raccontate da popoli che non si conoscono neppure di nome. Si riconosce la stessa relazione tra il folklore del Tibet, della Mongolia, della Cina, del Turkestan, del Kashmir, della Persia, degli Altai, della Siberia, degli Urali, del Caucaso, delle steppe della Russia, della Lituania, della Polonia, dell'Ungheria, della Germania e della Francia, dalle cime più alte ai più profondi oceani. Sentirete favole meravigliosamente elaborate nel distretto di Turfan,
che vi racconteranno di una tribù sacra perseguitata da un tiranno e di come questa gente, non volendo sottomettersi alla crudeltà, si rinchiuse nei sotterranei delle montagne. Vi chiederanno persino se avete visto l'ingresso della caverna attraverso la quale il popolo perseguitato per la sua religione prese la fuga. A Kushar sentirete parlare del re Poshan, capo dei Tokar, e di come, all'avvicinarsi del nemico, egli sia sparito con tutti i tesori del suo regno, lasciando dietro di sé solo sabbia, pietre e rovine. In Kashmir si racconta della tribù perduta di Israele. Certi eruditi rabbini potrebbero spiegarvi che Israele è il nome di coloro che cercano, e che non sta ad indicare una nazione, ma il carattere di un popolo. In rapporto con queste credenze, vi mostreranno a Srinagar la tomba del grande Issa, Gesù. Potrete sentire la storia dettagliata di come il Salvatore fu crocifisso, ma non morì, e di come i suoi discepoli portarono via il corpo dal sepolcro e scomparvero. Si dice che in seguito Issa si sia ripreso ed abbia passato il resto della vita in Kashmir a predicare lo stesso Vangelo. Si dice che da questa tomba sotterranea emergano vari profumi. A Kashgar, dove la santa madre di Issa si rifugiò dopo la crudele persecuzione subita da suo figlio, vi mostreranno la tomba della Vergine Maria. Ovunque trovate storie diverse di viaggi e spostamenti molto significativi. E a mano che avanzate con la vostra carovana, questo vi procura il massimo piacere e una grande cultura. Da Turfan proviene anche la divertente storia dei giovani che venivano mandati a fare lunghi viaggi come se si trattasse di pellegrinaggi, allo scopo di acquisire la miglior conoscenza possibile degli altri paesi. Ogni imboccatura di grotta suggerisce che qualcuno vi sia già penetrato. Ogni corso d'acqua, soprattutto quelli sotterranei, volge l'immaginazione verso i passaggi sotterranei. In diversi punti dell'Asia centrale si parla degli Agarti, il popolo dell'interno della terra. Molte leggende delineano essenzialmente la stessa storia, che racconta come i migliori abbandonarono la terra traditrice, cercando salvezza in contrade nascoste in cui acquisire nuove forze e conquistare potenti energie. Sui monti Altai, nella bella valle di Uimon, sulle alte terre, un venerabile vecchio credente, Starover, mi disse: «Vi proverò che la storia dei Chud, il popolo che vive all'interno della terra, non è solo frutto dell'immaginazione. Vi condurrò all'ingresso di questo regno sotterraneo». Sulla strada che attraversa la valle, circondata da montagne innevate, il mio ospite ci raccontò molte leggende sui Chud. È notevole che la parola Chud, in russo, abbia la stessa origine della parola meraviglia. Allora forse potremmo considerare i Chud come una tribù meravigliosa. La mia barbuta guida spiegò: «Una volta, in questa fertile valle, viveva la potente e fiorente tribù dei Chud. I Chud erano in grado di fare prospezioni minerarie e di ottenere i migliori raccolti. Davvero pacifica e industriosa era questa tribù. Ma un giorno venne uno zar bianco con innumerevoli orde di crudeli guerrieri. I pacifici e industriosi Chud non erano in grado di opporre resistenza agli assalti dei conquistatori. E siccome non volevano perdere la libertà, rimasero quali servitori dello zar bianco. Allora, per la prima volta, crebbe in quella regione una betulla bianca, e secondo le antiche profezie, i Chud capirono che era giunta l'ora di partire. E i Chud, non volendo rimanere sotto il giogo dello zar bianco, se ne andarono sottoterra. Solo qualche volta potete udire cantare il sacro popolo. Ora le loro campane risuonano nei templi sotterranei, ma verrà il giorno glorioso della purificazione umana, e in quei giorni i grandi Chud riappariranno in tutta la loro gloria. Così concluse il vecchio credente.
Ci avvicinammo a una piccola collina pietrosa e orgoglioso egli mi indicò. Eccoci, qui c'è l'ingresso del grande regno sotterraneo. Quando i Chud penetrarono dai passaggi sotterranei, chiusero l'entrata con le pietre. In questo momento siamo proprio accanto alla sacra entrata. Ci trovavamo di fronte a un'enorme tomba circondata da grosse pietre, tipica del periodo delle grandi migrazioni. Di tombe di questo genere, con vestigia di reliquie gotiche, ne abbiamo viste nelle steppe della Russia meridionale, sui contrafforti del Caucaso settentrionale. E studiando questa collina, mi ricordai che, attraversando il colle del Karakorum, il mio Sais, un Ladaki, mi aveva chiesto: «Sapete perché le alte terre hanno un aspetto così particolare da queste parti? Sapete che molti tesori sono nascosti nelle grotte sotterranee e che in esse vive una tribù meravigliosa che ha orrore dei peccati della terra?» Quando ci avvicinavamo a Koh Tang, inoltre, gli zoccoli dei nostri cavalli risuonavano a vuoto, come se stessimo cavalcando sopra alle grotte o a delle cavità. La gente della nostra carovana attirò la nostra attenzione su questo fenomeno dicendo: «Sentite che stiamo attraversando un passaggio sotterraneo cavo? Chi conosce bene questi passaggi può servirsene per raggiungere paesi lontani». Quando vedevamo l'entrata di una grotta, ci dicevano: «Molto tempo fa qui viveva un popolo. Ora costoro si sono rifugiati all'interno. Hanno trovato un passaggio verso il regno sotterraneo. È ben raro che uno di essi ricompaia sulla terra. Questi personaggi vengono nei nostri bazar con una strana moneta, antichissima, tanto che nessuno si ricorda neppure più del tempo in cui questa moneta era in uso dalle nostre parti». Chiesi loro se ci era possibile vedere questa gente, ed essi risposero: «Sì, se i vostri pensieri sono in armonia con quelli di questo santo popolo, e se sono altrettanto elevati, perché sulla terra vivono soltanto peccatori, e i più puri e coraggiosi passano a qualcosa di meglio. Grande è la credenza in questo regno del popolo che vive all'interno della terra. In tutta l'Asia, attraverso vasti deserti, dal Pacifico agli Urali, potete ascoltare le stesse leggende meravigliose di un popolo santo, scomparso. E anche più lontano, al di là degli Urali, l'eco di questa stessa storia vi raggiungerà. Spesso si sente parlare di tribù all'interno della terra. A volte si dice che un popolo sacro e invisibile viva dietro una montagna. A volte gas velenosi o rigeneranti si spandono sulla terra per proteggere qualcuno. A volte si sente dire che le sabbie dei grandi deserti si spostano e per un attimo lasciano vedere i tesori degli ingressi dei regni sotterranei. Ma nessuno oserebbe toccarli. Sentirete dire che nelle rocce, nelle catene montuose più deserte, si possono vedere le aperture che portano a questi passaggi sotterranei e che un tempo belle principesse abitavano in questi castelli naturali. Da lontano si potrebbe scambiare queste aperture per nidi d'aquila, perché tutto ciò che fa parte del popolo sotterraneo è nascosto. Talvolta la città santa è sommersa, come nel folklore dei Paesi Bassi e della Svizzera. E questo folklore coincide con vere scoperte nei laghi e sulle sponde degli oceani e dei mari. In Siberia, Russia, Lituania e Polonia troverete numerose leggende e fiabe sui giganti che vivevano un tempo in questi paesi, ma che in seguito, non amando i nuovi usi e costumi, scomparvero. In queste leggende si possono riconoscere le basi tipiche degli antichi clan. I giganti sono fratelli e molto spesso le sorelle dei giganti vivono su altre rive dei laghi o dall'altra parte delle montagne. Molto spesso essi non desiderano abbandonare il luogo, ma un evento speciale li spinge lontano dalla dimora.
Gli uccelli e gli animali sono sempre accanto a questi giganti e come testimoni li seguono e annunciano la loro partenza. Tra le storie di città sommerse, quella della città di Kerjenets, nella regione di Nizhny Novgorod, è davvero magnifica. Questa leggenda ha una tale influenza sulla gente che anche ora, una volta all'anno, molti credenti si raccolgono in processione intorno al lago in cui la città santa fu sommersa. È toccante vedere quanto siano vitali le leggende. Vitali quanto i fuochi di bivacco e le torce della stessa processione, che echeggia dei santi canti dedicati alla città. Poi, in assoluto silenzio, la gente attende intorno al fuoco di bivacco e ascolta le campane a festa di chiese invisibili. Questa processione ricorda la festa sacra del lago Manasarovar nell'Himalaya. La leggenda russa di Kerjenets risale al periodo del dominio tartaro. Si racconta che quando le orde mongole vittoriose si avvicinarono, l'antica città russa di Kerjenets fosse incapace di difendersi. Allora tutto il santo popolo di questa città si recò al tempio e pregò per la salvezza. Davanti agli occhi stessi degli impietosi conquistatori, la città sprofondò solennemente nel lago, che da allora è considerato sacro. Anche se la leggenda si riferisce all'epoca del giogo tartaro, è possibile distinguere in essa basi molto più antiche e le tracce dei tipici effetti delle migrazioni. Questa leggenda non soltanto diede luogo a numerose varianti, ma ispirò anche molti compositori e artisti moderni. Tutti si ricordano della bella opera di Rimsky-Korsakov, La città di Chitege. Gli innumerevoli kurgan delle steppe meridionali sono circondati da molte storie che parlano dell'apparizione di un guerriero sconosciuto, di cui nessuno conosceva la provenienza. I Monti Carpazi, in Ungheria, conservano storie simili di sconosciute tribù, guerrieri giganti e città misteriose. Se, liberi da pregiudizi, segnerete con pazienza su un mappamondo tutte le leggende e i racconti di questo tipo, sarete sorpresi del risultato. Quando raccogliete tutte le storie di tribù perdute e che vivono all'interno della Terra, non ottenete forse la mappa completa delle grandi migrazioni? Un vecchio missionario cattolico un giorno ci disse casualmente che il luogo dove sorge Lhasa era un tempo chiamato Gotha. Nella regione transimalayana, a un'altitudine fra i 15.000 e i 16.000 piedi, abbiamo trovato parecchi gruppi di menhir. Nessuno sa di questi menhir in Tibet. Una volta, dopo un intero giorno di viaggio attraverso le nude colline e le rocce transimalayane, vedemmo di lontano le nere tende che erano state preparate per accogliere il nostro accampamento. Contemporaneamente notammo, non lontano e nella stessa direzione, quelle lunghe pietre che sono così significative per qualsiasi archeologo. Anche da lontano potevamo distinguere la forma particolare di quella costruzione. Cosa sono quelle pietre su quel pendio? Chiedemmo alla nostra guida tibetana. Oh, rispose, sono dei doring, delle pietre lunghe. È un antico luogo sacro. È molto utile mettere del grasso in cima alle pietre, così le deità locali aiutano i viaggiatori. Chi mise qui queste pietre? Nessuno lo sa. Ma dai tempi antichi questo distretto si è sempre chiamato Doring, le pietre lunghe. La gente dice che, molto tempo fa, da qui passò un popolo sconosciuto. Sui rilievi transimalayani abbiamo visto distintamente lunghe file di pietre verticali. Questi viali terminavano in un cerchio, con tre altre pietre nel centro. La direzione dell'intera configurazione era ovest-est. Una volta montato il campo, ci affrettammo a raggiungere quel luogo.
e avendone la prova davanti agli occhi, ci rendemmo conto che si trattava proprio di menhir, quali quelli che hanno reso famoso il campo di pietra di Karnak. Sui pendii circostanti non trovammo alcun oggetto. Non lontano del menhir c'era la traccia di un piccolo ruscello, temporaneamente a secco. Non ci fu permesso di fare alcuno scavo a causa dello stupido pregiudizio dei tibetani, i quali si sono inventati la storia che Buddha avrebbe proibito di rivoltare il suolo. Ma non era necessario alcuno scavo per riconoscere la tipica costruzione druidica trasportata con tante cure dalle rive dell'oceano. I più forti sono passati da qui e hanno trovato i luoghi migliori. Nei 4 giorni successivi rinvenimmo altri 4 gruppi di menhir. Alcuni presentavano lo stesso lungo viale di pietre, altri consistevano soltanto in diverse pietre di forma allungata, circondate da pietre più piccole. Avvicinandoci agli alti passi, prima di raggiungere il Brahmaputra, queste costruzioni scomparvero. In rapporto con questi vecchi santuari scoprimmo diverse tombe, un quadrato delineato da pietre enormi. Di nuovo venne alla luce la replica perfetta di quanto avevamo visto nell'Altai e nel Caucaso. Davanti a me, proveniente dallo stesso luogo, ho una tipica fibula con l'aquila a due teste. Già conosciamo questo emblema che è riconoscibile nelle tombe del Caucaso settentrionale. Ho davanti a me spade tibetane, perfettamente identiche a quelle delle tombe gotiche. Le donne di quello stesso distretto portano dei copricapo simili a quelli dei popoli slavi, detti Kokoshnik. Quando viaggiate sulle alture del Tibet, aggrediti dal freddo insopportabile e dalle tempeste, quando osservate questi tibetani selvaggi, vestiti di pelli consunte, divoratori di carne cruda, può capitarvi la sorpresa di veder comparire, sotto il cappello di pelo, il volto di uno spagnolo, di un ungherese o di un francese del sud. Bisogna ammettere che certi lineamenti sono deformati, ma non hanno nulla a che vedere con il tipo mongolo cinese. Potete ricondurli soltanto agli europei. Si può anche immaginare che i migliori, i più coraggiosi, se ne siano andati da qualche parte e che abbiate davanti agli occhi, ormai, soltanto i poveri resti degenerati. Guardando gli impietosi ghiacciai transimalayani, questo suolo sterile, le rocce nude dove persino gli animali sono scarsi, dove anche le aquile sono raramente visibili, si può comprendere che i popoli siano stati spinti in avanti e che partendo dalle alture montane abbiano raggiunto le distese dei futuri deserti. Ma i loro spiriti non erano soddisfatti, sentivano la mancanza delle montagne. Allora, i monti Altai offrirono loro la temporanea illusione di una felicità a lungo inseguita. Ma i ghiacciai dell'Altai erano troppo vicini ed è solo ora che cominciano a ritirarsi. Gli scienziati hanno calcolato che i ghiacciai si sono ritirati di circa 25 piedi negli ultimi 30 anni. I luoghi dei nuovi e più fertili stanziamenti per i viaggiatori coraggiosi dovevano trovarsi nel nord del Caucaso e in Crimea. Ancora una volta furono le montagne ad offrir loro spazio per respirare, ma non dovevano più combattere i ghiacciai e il loro lungo viaggio fu ricompensato. Allora perché non spingersi più lontano? Anche i Carpazi erano invitanti e così i pellegrini raggiunsero le coste dell'oceano e si ricordarono di tutti i segni sacri del loro lungo viaggio. Per questa ragione oggi apprezziamo tanto i menhir della Bretagna e di Stonehenge nelle isole britanniche. Non possiamo affermare definitivamente le finalità, perché ogni finalità è una conclusione, e una conclusione significa morte. Nelle grandi decisioni, nelle grandi aspettative e nella ricerca,
ci contentiamo di aggiungere altre perle alla collana della ricerca. Quando mi chiesero: "Perché siete così contento per questi menhir?" io risposi: "Perché la mia carta geografica delle fiabe è comprovata. Quando vi trovate in mano un capo del filo incantato a Karnak, non è forse una gioia scoprire l'altro capo, quello iniziale, nella regione transimalayana?" Si potrebbe ribattere che, forse, i costruttori di menhir giunsero nella regione transimalayana provenendo da altrove e che questa zona sia stata il luogo in cui si sono fermati, piuttosto che la loro terra d'origine. Naturalmente può essere andata così. Ecco perché, meno saranno definitive le conclusioni che trarremo, meno ci creeremo delle aspettative e migliore sarà il futuro. Ma siete sicuro che il popolo di cui parlate corrisponda ai cosiddetti goti? Il nome di questo popolo per me non ha alcuna importanza, che si tratti degli antenati dei goti o dei loro pronipoti. Erano questi legami profondi con i Celti, gli Alani e gli Sciiti? Questi calcoli scrupolosi dovranno essere intrapresi da qualcun altro, ma io sono contento. Perché sulle alte terre della regione transimalayana ho visto un'incarnazione di Karnak. Non insisto sulle denominazioni, perché davanti ai miei stessi occhi le nomenclature superficiali sono mutate molto spesso, tant'è che un cosiddetto fatto può facilmente slittare di un migliaio d'anni. Non dimenticherò mai il mio stupore quando, facendo uno scavo in un kurgan che a quell'epoca era stato sicuramente classificato come tipico di un periodo non posteriore al X secolo, trovai nella mano dello scheletro una moneta del XIV secolo. Le fluttuazioni sono di questo calibro. Il popolo risolve questi problemi con maggiore semplicità. Per loro, tutto ciò che è scomparso se n'è andato sottoterra. Quando chiediamo al nonno centenario di parlarci dei carri coperti della sua gioventù, certamente udremo molte cose descritte in modo fantastico, ma ci sarà sempre rivelata qualche verità. Quando chiediamo alla gente del popolo di parlarci dei suoi antenati, sono ancora in grado di farlo e possono ancora cantarci un canto di grande verità. Le antiche leggende tibetane, fin dai tempi lontanissimi, hanno attirato l'attenzione sui menhir e i dolmen di sconosciuta origine. La memoria del popolo tibetano così ricorda questi grandi viaggiatori. Due principi lasciarono la lontana India e diressero i loro passi verso nord. Lungo il cammino, uno dei principi morì e suo fratello ne onorò la memoria costruendo sul suo corpo una risplendente dimora fatta di enormi pietre. Ed egli stesso continuò la lunga strada verso terre sconosciute. Dunque la memoria del popolo sa. Tangù, 1928.